Cominciamo adesso la nostra serata musicale, entriamo subito nel vivo della premiazione. All'artista premiata abbiamo chiesto di scegliere lei una sinfonia di suo gradimento da far eseguire all'orchestra per aprire il sipario di questa terza edizione del premio. Sarà perché siamo a Pesaro, sarà perché la città e l'orchestra sono dedicate al concittadino più famoso nel mondo, Gioachino Rossini, ma la scelta è caduta su una piccola chicca, la Sinfonia dell'Inganno Felice. Nel 1810, dopo aver lasciato gli studi prima di completarli del tutto, Rossini aveva cominciato a girare le stagioni d'opera come maestro al cembalo, aspettando l'occasione di poter esordire in un teatro pubblico come compositore. La trovò in circostanze fortuite quando al Teatro San Moisè di Venezia un compositore dette forfè all'ultimo momento e l'impresario Antonio Cera convocò Rossini in fretta e furia chiedendogli di comporre nuove farse, opere brevi in un atto. Rossini inaugurò così uno dei rapporti più proficui che mai un compositore abbia avuto con la cosiddetta decima musa. La fretta. Inganno Felice, la seconda delle cinque farse composte per il San Moisè, nacque nel 1812 e fu replicata 14 volte nel primo mese di vita, sempre con un successo unanime di pubblico. Di particolare interesse è la sinfonia, dove per la prima volta con tanta chiarezza vengono precisati gli elementi più tipici del gusto comico realistico rossiniano, che si articola in uno schema ben preciso, andante sostenuto primo motivo, secondo motivo, crescendo, ripresa, cadenza. Ascoltiamo dunque la Sinfonia dall'Inganno Felice di Gioachino Rossini, eseguita dall'Orchestra Sinfonica Rossini. Francesco Pellegrini è primo violino concertatore.
Complimenti come sempre all'orchestra Rossini, e l'abbiamo nominata come colei che ha scelto la sinfonia e adesso è arrivato il momento di chiamarla sul palco per la premiazione. Bresciana di nascita, dopo gli studi classici si laurea con lode a Bologna in drammaturgia musicale nel 2004 e nello stesso anno si iscrive all'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Dal 2022 è membro dell'Associazione Italiana Critici Musicali. Nel 2013 fonda la testata online L'Ape Musicale, di cui è tuttora direttrice responsabile. Nel 2018 pubblica Le donne di Gioachino Rossini, nate per vincere e regnar, volume premiato a Pesaro dal Comitato per le celebrazioni rossiniane, e l'anno seguente Storia dell'opera lirica, un immenso orizzonte. Entrambi i volumi sono editi da Odoia. Collabora con importanti istituzioni italiane ed estere per convegni, presentazioni, conferenze, saggi per programmi di sala. Nel 2018 partecipa al documentario Rai Rossini 150. Si dedica con passione alla valorizzazione dei giovani talenti come organizzatrice o membro della giuria di concorsi di canto lirico. Inoltre cura da 10 anni la direzione artistica del progetto inaugurato nel 2011 Lumezzane per Giacinto Prandelli in memoria del grande tenore. Beh, come avete sentito, gli ingredienti ci sono tutti: il legame con Pesaro, con il Rossini Opera Festival, un libro dedicato alle donne di Rossini e l'incessante impegno a tenere acceso l'interesse verso la musica con un commento critico ed autorevole. Signore e signori, Roberta Pedrotti. È veramente un piacere averla qui questa sera. Come dicevamo, lei è direttore dell'Ape Musicale, questa testata online che ha un doppio merito: quello un po' di raccontare al pubblico più digiuno dell'opera lirica, ma anche di informare invece il pubblico più esperto e appassionato. Ecco, da dove è nata l'esigenza di creare una piattaforma su cui parlare di musica, di cultura, ma soprattutto di opera lirica, attraverso poi il racconto delle rappresentazioni che è seguito un po' in tutto il mondo? Sì, grazie. Io mi occupo di critica musicale da tanti anni. Una delle prime manifestazioni che ho seguito è stato da subito il ROF, quando Destino. Ero una ragazzina, proprio perché lo sentivo già a casa mia, quindi l'ho subito seguito e non sono mai mancata da ormai troppi anni, diciamo. E quando si è presentata l'occasione, insieme ad alcuni colleghi più o meno coetanei, quindi diciamo allora giovani, di creare qualche cosa, uno spazio per la critica musicale, che è qualcosa in cui io credo moltissimo, perché il fare musica significa anche mettersi in rapporto con il pubblico, e fare critica è un esercizio secondo me fondamentale per riflettere sulla musica, sul rapporto fra gli artisti, il pubblico, il mondo che ci circonda. E, è un ricordarci come il pensiero sull'arte sia sempre qualcosa di fondamentale, di importante, un esercizio critico che poi dovremmo naturalmente portare un po' in tutti gli aspetti della nostra vita, e soprattutto in questi tempi vediamo quanto
quanto sia qualcosa di veramente importante, fondante, assolutamente. Sì. Dicevamo che è anche scrittrice, due libri interessanti, che è una storia dell'opera lirica con spunti di analisi nuovi anche rispetto ad altri titoli simili, però devo dire che quello che mi ha incuriosito è proprio il libro un po' particolare, no? Che immagino che abbia anche richiesto un lungo lavoro di raccolta, di studio di fonti, di documenti. Ecco, viene da chiedersi, di Rossini si parla sempre ovviamente della sua musica, del suo presunto carattere, della sua cucina. Ecco, lei parla di donne. Perché le donne di Rossini? Ma perché... Allora, innanzitutto, ricordando quello che mi disse anche Gianfranco Mariotti sul fatto che era un libro molto rossiniano anche nella genesi, perché in realtà l'ho scritto veramente in tempi molto brevi, ma perché veniva comunque da, non proprio decenni, però diciamo lustri e lustri di assidua frequentazione, di assiduo studio, quindi di sedimentazione di tutto quello che poi ho scritto. E semplicemente io sono sempre rimasta molto colpita dallo spessore dei personaggi femminili delle opere di Rossini, forse dato anche dal suo rapporto con la madre, che poi in qualche modo si riflette sia nel rapporto con le sue muse prime donne, la Marietta Marcolini, Isabella Colbran naturalmente, e poi anche il rapporto con la seconda moglie Olympe, alla quale dedicherà Giovanna d'Arco, anche se appunto Olympe nella vita faceva tutt'altro che cantare prima di sposarsi. E quindi ho trovato un argomento che meritasse di essere sviluppato. Ho trovato pieno appoggio nella casa editrice, sono stata felice di occuparmene, di riflettere su tutti questi personaggi, per esempio Mathilde nel Guglielmo Tell, che è un personaggio secondo me di estremo fascino e che è stato a lungo sottovalutato, anche le recensioni dell'epoca dicevano l'inutile principessa che si scopre repubblicana, e invece è uno dei personaggi che anche musicalmente mostra uno sviluppo, uno spessore, senza sminuire gli altri, però insomma diciamo che Tell ha quell'ideale dall'inizio alla fine, Arnold ha i suoi sbandamenti, però comunque dopo un periodo di appunto in cui viene tentato dall'unirsi agli austriaci, comunque rimane con quello che è il suo popolo. Lei è una che viene dagli oppressori, che appartiene ad un'altra classe sociale e che prende una coscienza politica, e questo viene reso musicalmente da Rossini in maniera splendida. Poi oggi è anche il compleanno di Ermione, è l'anniversario della prima esecuzione assoluta di quest'opera che mi ha sempre affascinata moltissimo, anche per i rapporti ovviamente con la tragedia greca di Euripide, poi tramite Racine, e quindi anche un personaggio della forza tragica e un po' folle di Ermione mi ha subito conquistata fin da ragazzina. Poi attraverso quello ho anche scoperto come per esempio Bianca in Bianca e Falliero sia all'opposto un personaggio quasi passivo, che però in questo ha anche una modernità e un grandissimo fascino. E, insomma, ho sempre avuto una passione per il modo con cui Rossini nelle sue opere ha trattato le figure femminili con una forza e una profondità che raramente si trovano. Quindi potremmo già definirlo molto moderno per la sua epoca, sicuramente. Prima di consegnarle il premio abbiamo una sorpresa per lei. Una sorpresa preparata da un amico che tramite un nostro gancio, diciamo così, ha voluto inviarle un saluto particolare. Signore e signori, direttamente dal cartellone di Adriana Le Couvreur, il grande tenore Luciano Ganci. Ma dai! Ma va! Ma pensa un po'! Ciao a tutti, sono Luciano Ganci e ringrazio gli organizzatori del Pesaro Music Awards per l'invito. Io con piacere partecipo, soprattutto perché mi si dà un'occasione più unica che rara. Oltre al carissimo collega Nicola Laimo, che saluto, al maestro Campanella, anch'egli premiato quest'anno, cioè io ho l'occasione più unica che rara di ripetere una frase che fu detta soltanto da Sofia Loren agli Oscar. Roberta!
Questa cosa mi dà grande soddisfazione, quindi se volete posso fingere di leggere improvvisamente il nome di Roberta e sventolarlo. C'è una musica, regia, c'è una musica da Oscar, un sottofondo. Proviamo, vai. Buonasera a tutti, vi ringrazio, congratulazioni Roberta e auguri di buon compleanno. So che forse porta sfiga, ma è bene avvisare l'intera platea che la nostra cara Roberta Pedrotti fra qualche giorno farà il compleanno, il 31 marzo, quindi anche auguri di buon compleanno. Di nuovo ringrazio gli organizzatori del Pesaro Music Awards, il sindaco, il vice sindaco e assessore alla bellezza, che è una cosa meravigliosa, e il presidente dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Ciao a tutti da Luciano Ganci. Direi una bella sorpresa, no? Devo dire che veramente è riuscito a sdrammatizzare, a farci sorridere e divertire con questa imitazione di Sofia Loren. Bene, prima di dare il premio a Roberta, allora diciamo che il premio è un gioiello, è un oggetto d'arte commissionato dalla gioielleria Claudio Pacifici di Fano e realizzato da un artigiano fiorentino, una chiave di violino in argento che rappresenta il mondo della musica. A consegnare il premio a Roberta Pedrotti sarà il direttore generale del Rossini Opera Festival, Cristian Della Chiara. Complimenti. Grazie, grazie. Io volevo solo chiudere con un pensiero, un ringraziamento più che affettuoso a tutti gli amici, qui c'è Chris, ma insomma tutti quelli che ci sono oggi e qualcuno che purtroppo non c'è più, che ho conosciuto in questi anni a Pesaro. E siccome la prima volta che ho messo piede in questa città è stato per il Festival del 94, nel Festival del 94 andava in scena anche l'Inganno Felice e uno dei motivi per cui abbiamo scelto questa sinfonia è stato proprio quella produzione dell'Inganno Felice, per rivolgere un pensiero anche a Graham Vick, che ne fu uno straordinario interprete con la sua regia meravigliosa di quest'opera. Grazie, Graham. Un grande applauso a Graham Vick. Grazie per averlo ricordato, Roberta Pedrotti. Grazie. Grazie, Cristian. Grazie, Roberta.